Ciao a tutti! Oggi, come avrete capito dalle immagini, il tutorial verte su un'altra delle vostre richieste, che è quella della castagna. E ve l'ho fatta leggermente grandicella, poi lo sapete, vi basta diminuire spessore del filato e il numero dell'uncinetto per rendere più piccolina la vostra castagna. Io, tanto piccolina per farvela vedere, non potevo farla e quindi l'ho fatta. Ho fatto un marrone invece che una castagna. Bene, vediamo subito cosa occorre e come si realizza la nostra castagna. Per lavorare la castagna abbiamo bisogno del filato marrone e del filato beige. Questo è un beige chiaro che serve per fare la parte della castagna, quella appunto chiara. Poi abbiamo bisogno dell'imbottitura, dell'uncinetto numero 3. Io la mia castagna l'ho fatta con l'uncinetto numero 3. Poi abbiamo bisogno di un paio di forbici e del nostro marcapunti. Vediamo subito come si realizza la nostra castagna. Iniziamo subito con il filato, quello beige, e andiamo a realizzare una catenella di 5 maglie, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Io il capietto iniziale non lo chiudo mai, o lo conto come prima maglia o alla fine lo disfo, comunque lo lascio sempre morbido. Vado adesso in questa catenella di 5 maglie a realizzare 3 maglie basse, quindi una, 2 e 3 maglie basse. Nella quarta maglia, che nel mio caso è il cappietto, vado a realizzare 2 maglie basse da questa parte, quindi 1 e 2, poi capovolgo la catenella e le altre due le realizzo nella parte di sotto, quindi una e 2. Ora stringo il cappietto e vado ad uniformare il lavoro in modo che così non mi rimangono buchini. Vado adesso a fare altre 3 maglie basse nelle costine sottostanti, quindi una, due, tre maglie basse, e nell'ultima catenella praticamente ne realizzo ancora due, quindi nell'ultimo punto ne faccio altre due, uno e due. Adesso nel nostro lavoro abbiamo 12 maglie basse. Nel giro successivo andiamo a fare 4 maglie basse, una, 2, marchiamo la prima, 3, 4 maglie basse e 2 aumenti consecutivi, quindi nelle prossime 2 maglie di base andremo a realizzare 2 maglie basse, una e 2, nella successiva una e 2. Procediamo con il lavorare altre 3 maglie basse, una, 2, 3 maglie basse e chiudiamo il giro facendo altri due aumenti, quindi due aumenti consecutivi, una, due, una e due nell'ultima maglia. Togliamo il marcapunti. Nel giro successivo facciamo 5 maglie basse, quindi una, marchiamo, due, tre, 4 e 5 maglie basse, due aumenti consecutivi, quindi 2 maglie basse nelle prossime 2 maglie di base, 1 e 2. Lavoriamo adesso 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Due aumenti consecutivi, 1, 2, 1, 2, e adesso chiudiamo con una maglia bassa, chiudiamo il giro nell'ultima maglia di base con una maglia bassa, così abbiamo adesso 20 maglie basse. Ora andiamo ad inserirci nella maglia successiva, facciamo una maglia bassissima, tiriamo, tagliamo e fermiamo il filo. Poi inseriamo l'uncinetto nella maglia sotto, dalla parte da retro, e ci tiriamo dentro il filo in questo modo. Adesso prendiamo il filato, quello marrone, prendiamo la parte bianca. Saltiamo queste due maglie, le maglie praticamente di costa o da questa parte o da questa, ed entriamo nella terza, praticamente le maglie centrali le lasciamo
Entriamo e andiamo a realizzare con il marrone 8 maglie basse, quindi una, due, 8 maglie basse, e andiamo a realizzare due aumenti consecutivi. Quindi nelle prossime due maglie di base facciamo due aumenti, una, due, e due aumenti anche nella prossima, una e due. Chiudiamo il giro facendo altre 8 maglie basse e nelle ultime due maglie di base facciamo altri due aumenti consecutivi. Al termine dobbiamo avere 24 maglie nel nostro lavoro. Nel giro successivo andremo a lavorare 24 maglie basse in costa, quindi il punto a due costine, questo il punto, vedete, due costine. Noi andiamo a prendere questa, la costina che va verso l'esterno del lavoro, quella dietro, quindi una, due, tre, fino a 24, le lavoriamo tutte in costa. Una volta terminato il giro in costa, procediamo con lavorare altri due giri di 24 maglie, però questa volta prese normalmente, quindi prendiamo le nostre maglie come si prendono tradizionalmente e ne lavoriamo due giri. Procediamo con l'ottavo giro, nel quale andremo a fare due maglie basse e una diminuzione. Una, marchiamo, due maglie basse e una diminuzione. La diminuzione, ve la ricordo un attimo, va effettuata andando a prendere le due costine, questa volta interne, quindi quelle che vengono verso di noi, le due costine interne, che io mi sbaglio sempre quando lo dico, però insomma lo capite dal video. Meno male che è coadiuvato dal video la voce, perché altrimenti a volte dico delle scemenze. Dicevo, prendete le due costine esterne, le lavorate insieme, dopodiché chiudete la maglia bassa. Ve lo faccio rivedere: due maglie basse e la diminuzione. Quindi prendiamo costina esterna del primo punto che dobbiamo diminuire, costina esterna del secondo punto che dobbiamo diminuire, le chiudiamo insieme e poi chiudiamo la maglia bassa, e questa è la diminuzione. Procedete per tutto il giro con due maglie basse e una diminuzione. Al termine del giro ci ritroveremo nel nostro lavoro 18 maglie basse. Procediamo con il nono giro, nel quale andremo a lavorare 18 maglie basse, quindi lavoriamo le maglie come si presentano per un giro. Una, due, fino a 18. Nel decimo giro faremo una maglia bassa e una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione, che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 12 maglie basse. Procediamo adesso col togliere il marcapunti, allungare l'ultima maglia e andiamo ad imbottire la nostra castagna. Quindi la imbottiamo, non esageriamo perché deve essere una castagna, non una pallina, eh? Quindi la imbottiamo normalmente, ma non esageriamo. Adesso rimettiamo l'uncinetto nell'ultima maglia e andiamo a diminuire consecutivamente, quindi facciamo una serie di diminuzioni consecutive che ci porteranno a chiudere completamente la nostra castagna. Così, una, due, e procediamo così finché non l'abbiamo chiusa tutta. Una volta che abbiamo chiuso tutto il buchino, facciamo una catenella aggiuntiva, tiriamo, tagliamo e fermiamo il filo. Stringiamo bene, poi andiamo a tagliare il filo in questo punto e a aprire il filato. Così, solitamente i filati, questi qui, hanno tre capi, quindi lo apriamo e facciamo la codina della castagna, quella che la castagna ha sempre. Ed eccole qui le nostre castagnole, quanto sono carine. Poi la castagna, vi ripeto, questa è grossa, è bellina anche così, a me piace anche così, però magari se la volete realizzare più piccolina, vi basterà ridurre lo spessore del filato, come vi dicevo all'inizio, e il numero dell'uncinetto. Questa l'abbiamo lavorata con un uncinetto numero 3. Se la lavorate con un uncinetto numero 2, potete
potete utilizzare anche lo stesso filato, viene leggermente un pochino più duro da lavorare, però vi viene di una misura più piccola, quindi insomma la possibilità per renderla più piccola o più grande, lo sapete, è quella di cambiare, differenziare spessore di filato e numero di uncinetto. Bene, a questo punto la nostra cassata è terminata e il tutorial anche. Questo tutorial vi rendo noto che era nella lista dall'anno scorso e l'amica Gelsomina ha avuto un'incredibile pazienza nell'aspettare, perché l'amica Gelsomina è stata la prima a chiedermi la realizzazione della castagna, poi in moltissimi altri, però la prima è stata Gelsomina e spero che di aver accontentato lei. Mi scuso se il tutorial è arrivato così lontano nel tempo, però purtroppo ci sono moltissime richieste e tra l'altro non sono tutte semplici come la realizzazione di una castagna. Per esempio, adesso sto facendo mascia e siccome la voglio fare un pochino diversa dalle solite mascia che si vedono, la voglio re rendere più realistica possibile, però ovviamente ci vuole il tempo per fare le prove e poi per altre mille cose che c'ho da fare nell'arco della giornata. Bene, a questo punto, come al solito, io vi ringrazio per avermi seguito. Vi esorto, come sempre, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al gruppo su Facebook, Gli Amici dell'Angolo di Chris, un gruppo dove stiamo diventando veramente tante e ci stiamo divertendo, ci stiamo dando consigli. È proprio un bel gruppo, mi piace veramente molto. Saluto tutti gli amici che sono già iscritti. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial.